Cosa dire di Michele? Sicuramente una persona eccezionale, un uomo che viene a lavorare anche quando sta in pensione. Lui tutto l'anno scorso ha continuato a lavorare nonostante fosse in pensione, per cui per me è un uomo che va al di là della norma. Però lo conosco poco perché ho avuto il piacere di averlo soltanto pochissimi mesi con me. Chi lo conosce veramente bene e ce ne può parlare con cognizione di causa, il nostro preside Bruno Mignogna. Posso? Allora, Michele Cassese è stato un assistente amministrativo che ha dimostrato un attaccamento al lavoro encomiabile, sempre disponibile, anche a prestarsi, diciamo così, a risolvere i problemi più spiccioli e immediati di tutto il personale della scuola e degli alunni. E quindi chiaramente ha diritto ad un meritato riposo e ad un alto riconoscimento da parte di tutti quanti noi. E lo testimonia la presenza oggi qua a questo pranzo che lui ha offerto a tutti noi di dimostrazione. Michele, ti auguriamo veramente tanta serenità, buona salute e goditi gli anni che ti restano in tutta la tua vita. Sono anch'io alla festa di Michele per il suo pensionamento. Sono già pensionata, quindi posso dire qualcosa in più, che si deve godere la vita finalmente. Anche perché con Michele abbiamo un'amicizia trentennale. Parlo di amicizia, non di altro, proprio perché? Perché l'ho sempre considerato una bravissima persona, un ragazzo corretto e generoso. E questi amici non si trovano facilmente, perciò ci ho tenuto a venire oggi qui a salutare Michele e spero che ci possiamo ancora incontrare per tanti anni ancora. Michele, mi raccomando, un bacio, ciao. Non ci par con voi. Parlare di Michele, ma cosa si può aggiungere dopo tutto quello che hanno detto quelli che mi hanno preceduto? Michele è stato eccezionale nella nostra scuola, era il nostro punto di riferimento della scuola elementare prima e primaria dopo, si metteva sempre a disposizione, era la colonna portante della segreteria di Massa di Somma, era con lui il nostro tramite, qualsiasi cosa chiedevi si metteva a disposizione, ancora oggi che sta in pensione e ci viene a trovare ogni tanto è quello che va al comune, è quello che va al comune, quello che chiama l'assessore. Realmente abbiamo perso veramente una persona che lavorava tantissimo, non perché le altre non lavorino, no, però lui aveva un altro, ci rapportava con noi in altro modo, in maniera amichevole. Gli altri sono più professionali nel loro lavoro, più precisi. Invece Michele alla buona ti rispondeva pure, semmai là per là sembrava che ti volesse non accontentare, ma dopo un minuto era quello che ti chiamava e ti diceva no vieni qua e metteva a posto ogni carta, ogni cosa. Grazie Michele. Si porta sempre nella scuola. A lui deve piacere, mica a lui. Mica se non ti piace, non è a me. C'è una cosa dura, attenzione, regala. L'odio mi è sempre con te. Si già vai subito. Il nostro augurio è che tu possa goderti la pensione per tanti anni ancora. In piena salute, con la gioia dei tuoi familiari e dedicando il tuo tempo libero e produttività che hai sempre desiderato. Se vieni a scuola. Michele caro, da oggi in poi viaggia, gira il mondo e non dimenticarti mai di noi. Ti vogliamo bene. Vogliamo tanto. È un atto che si aggiunge.